Buonasera a tutti voi cari amici di Live Social e benvenuti ad una nuova puntata piena zeppa di storie e interviste. Questa sera andremo a parlare di fatto appunto della ditta Pellizzari. Ne parleremo insieme al responsabile tecnico addetto alle vendite, quindi una figura molto importante all'interno dell'azienda, Andrea Ferrari. Buonasera Andrea. Buonasera a tutti il pubblico di Lifestyle. E allora andiamo subito a capire un attimo come di fatto è strutturata anche questa azienda, secondo me partendo dalla storia, per cui quando e come nasce la ditta Pellizzari S.p.A., di che cosa si occupa? L'azienda Pellizzari S.p.A. è nata nel 1967 dal fondatore titolare Dario Pellizzari. Nasce come un'azienda risolata all'edilizia, quindi con materiali edili. Successivamente il passo è stato quello di abbinare il materiale edile alla ceramica, ceramica intesa come pavimenti e rivestimenti. E lì è stata la svolta dell'azienda. Quindi è partita, diciamo, da azienda che andava a produrre semplicemente, diciamo, dalla materia prima un prodotto appena un po' più in là, da uso edile, diciamo. Cemento, sabbia, quant'altro, mattoni, perfetto, laterizio. E da lì però a un certo punto sono passati al combino, diciamo. Certo, anche ci sono accorti che l'esigenza del mercato era quella di avere un prodotto in più. E il prodotto in più in quel momento è stato utilizzare una ceramica. La ceramica che poi è diventato business nei pavimenti, nei rivestimenti di bagni. Nei rivestimenti di cucine, di bagni. Assolutamente. L'altro punto con quella che è ormai la classica mattonella. Assolutamente. Diciamo. Che negli anni si è evoluta, no? Esatto, infatti c'è molta storia, secondo me, dell'evoluzione della mattonella da questo punto di vista qui. Ecco, qual è stato, secondo te, da quando, diciamo, è nata ad oggi il marchio che contraddistingue appunto la Pellizzari? Diciamo che fino agli anni 80, fino al 90, la ceramica era intesa come solo un elemento di rivestimento puro e semplice. Successivamente, invece, la ceramica è diventata arte di progettazione, cioè utilizzare un elemento che diventasse decorativo e non più solo un puro e semplice rivestimento. Quindi con diversi effetti, di fatto, con diversi colori e un rivestimento comunque, però, diciamo, di diverso tipo, di varietà. Assolutamente. Diversi formati proprio per andare ad accontentare a 360 gradi la clientela. La nostra clientela, è vero. Ok, voi di che cosa vi occupate? Di bagni, di fatto, e pavimentazione? Certo, sì. Diciamo che la Pellizzari nel tempo è diventato un grosso contenitore per l'edilizia, partendo appunto dai materiali edili, da dove sono partiti, dal settore dei pavimenti e rivestimenti, settore idraulica, arredo bagno, per poi arrivare agli ultimi arrivati, dove abbiamo anche una ferramenta, anche adesso utilizziamo anche le luci e siamo arrivati anche nel mondo dell'arredamento. Quindi diciamo che è proprio in continua espansione. Assolutamente, quasi, in fase esponenziale, in cui pian piano si vanno, man mano che si va a lavorare, a scoprire, diciamo, anche nuovi e diversi. Il nostro obiettivo è quello di arrivare a una sorta di cavi in mano completo, no? Quindi dal momento in cui il nostro cliente entra all'interno della sala mostra, devono essere molto utili in questo periodo, sono secondo me considerati molto utili, perché in realtà magari non ci si pensa di solito quando facciamo la nostra vita di tutti i giorni, eccetera, ma anche solo comprare una casa nuova oppure ristrutturare una casa. Assolutamente. Quando hai a che fare con tre ditte diverse, che uno è pittore, uno è la pavimentazione, uno è i servizi, assolutamente, uno è quant'altro, insomma. Certo. Infatti la Pellizzari, la Fratelli Pellizzari, alla fine è diventata, secondo me, una da contenitore a officina, no? Termine ormai utilizzato e di moda nell'architettura. Officina si intende quello spazio in cui magari il meccanico costruisce, incastra, modella, assembla. Certo. Ed è quello che facciamo noi tutti i giorni con i nostri clienti, no? Per arrivare al fatidico punto in cui inserisci la chiave e accendi il motore. Da noi inserisci la chiave e entri nella tua casa, nel tuo bagno. Giusto. Creando un po' come appunto se fosse una catena di montaggio. Assolutamente, cioè all'interno della sì. stessa fabbrica, prendendo l'esempio, diciamo, delle auto, in assolutamente senso, hai tutte quelle che sono le componenti che vanno a formare una casa con poi chiave in mano. Per questo tutti i nostri collaboratori sono architetti, progettisti di interni, persone amanti appunto di questi incastri, di questi giochi. Ok, quindi l'obiettivo di fatto è piuttosto ambizioso, però vi state espandendo sempre di più in tanti campi. Certo. Che vanno praticamente a fare il 360 gradi. Un passo alla volta, fatto bene e sicuro.
Assolutamente. Senza strafare. Anche perché non ha senso fare 20 passi se poi per assolutamente non sicurezza, perché non li hai fatti appunto diciamo come si dovrebbe, torni indietro. Non è nella nostra filosofia. La nostra filosofia è accontentare il cliente il più possibile, e quindi passo per volta cerchiamo di accontentarlo. Ecco, a proposito del cliente, il tuo ruolo appunto all'interno dell'azienda è molto importante dal punto di vista delle clientele, appunto perché sei responsabile tecnico delle vendite in questo caso. Ecco, in che cosa consiste il tuo ruolo all'interno dell'azienda? Beh, è un ruolo che, se vogliamo, per certi versi è simile al tuo, no? Quindi mette a agio il cliente, lo sistema, lo fa sentire a casa e si comincia a parlare. A parlare di che cosa? Delle cose che gli possono piacere, di quello che vorrebbe all'interno del suo ambiente casa. Che sono i suoi interessi, lo stile di vita. Assolutamente, no? È importante. A volte sembrano anche domande inutili, no? Però certo, a noi ci dà la percezione della personalità del cliente, che poi diventa importante trasferire nei materiali di cui lui avrà bisogno. A volte magari al cliente viene da chiedersi, ma cioè io sto comprando una casa, sto facendo una pavimentazione, perché mi viene a chiedere quanti figli ho, come certo, a che ora mi sveglio la mattina. Di solito lo diciamo prima, guarda, ti facciamo queste domande perché non stiamo dando i numeri, sono delle domande per inquadrare la situazione. E questo fa la differenza di un puro e semplice venditore, no? Certo. Un venditore ti può aprire il pannello e ti dice questo o questo. Noi invece no, cerchiamo di entrare in sintonia. Venditori informati, diciamo. Assolutamente. Ovviamente conoscete bene quello che è il vostro prodotto, quelli che sono i vostri servizi, e il tuo compito, diciamo, è quello di saperli vendere anche. Assolutamente. No? Cioè, sono dei servizi che di fatto vanno a essere venduti, e perché il cliente si senta, diciamo, sicuro con questi servizi, deve essere rassicurato. Assolutamente. Corsi di aggiornamento. Viaggi, fiere, assolutamente tutto quello che serve per essere sempre all'ordine del giorno. Assolutamente concordo, anche perché qui è un attimo, nel senso che è tutto così veloce che assolutamente basta un secondo proprio e siamo già indietro. Basta un corso di aggiornamento che abbiamo perso e già abbiamo qualcosa che diciamo sì, è in meno, perché non siamo aggiornati da questo punto di vista. Vorrei sottolineare che la parte della sintonia con il cliente è per noi la parte più difficile del certo, nostro lavoro. Certo. Abituati ad un click e ordinare su internet, trovare la sintonia al volo con il cliente bisogna tornare ad un po' di empatia, è il nostro lavoro, ecco. È il nostro lavoro. Ecco, a proposito di ciò, del tuo lavoro, del tuo ruolo all'interno appunto dell'azienda Pellizzari, qual è la cosa che più ti piace? Purtroppo questa è l'ultima domanda, ma perché mi piace sempre farla così, tenerla alla fine, capire qual è la cosa che più ti porta e ti motiva a diciamo a fare il lavoro che fai. Assolutamente, è una domanda che dove ci vorrebbe quasi una giornata per spiegarla. In realtà uno dei tanti motivi, in realtà ritorno al discorso di prima, incastrare tutti i vari elementi, farli funzionare, perché quando si inserisce quella chiave lì tutto deve essere perfetto. Okay. Quindi questo è il nostro obiettivo e il mio obiettivo. È la soddisfazione di dare un prodotto finito. Assolutamente, di illuminare gli occhi del cliente tutto quando entra a casa sua, perché deve essere a casa sua. E allora io spero di illuminare gli occhi di tutti i nostri cari ascoltatori e spettatori, anche coloro che ci seguono da Facebook, andando a dare tutti i dati appunto dell'azienda appunto Pellizzari S.p.A. Ha ben due sedi, una si trova in via Vignaga appunto a 31 ad Arzignano in provincia di Vicenza, e l'altra invece in Viale Europa 4, sempre in provincia di Vicenza, a Gambellara. Potete contattare per qualsiasi dubbio, richiesta, informazione o quant'altro il numero fisso, lo 0444 649 038, oppure se preferite scrivere direttamente all'indirizzo email info@fratellipellizzari.com. Ovviamente non mancano tutte le pagine social, allora abbiamo Facebook, Fratelli Pellizzari, Bagni e Pavimenti. Andate subito a dare un'occhiata e soprattutto a metterci anche un bel po' di like. Dopodiché abbiamo Instagram, Fratelli Pellizzari scritto tutto attaccato, anche lì date un'occhiata alla pagina e seguitela. YouTube, Fratelli Pellizzari, su cui troverete video anche esplicativi di quelli che sono i servizi offerti dall'azienda, e per ogni cosa il sito web www.fratellipellizzari.com, su cui troverete tutte le informazioni di contatto e anche altre informazioni su quelli che sono i servizi offerti appunto dall'azienda. Andrea, che dire, io ti ringrazio davvero per essere rimasto qui. Grazie con mille i nostri microfoni, ha fatto veramente molto piacere scoprire un mondo che non conoscevo più di tanto. Bene. Per cui ti chiedo, così in chiusura, ecco, poi ci salutiamo, ma c'è qualcuno che vuoi salutare o ringraziare? Saluto ovviamente tutto lo staff della Pellizzari, i miei collaboratori importantissimi tutti i giorni. E allora io vado invece a salutare tutto il mio staff, appunto li considero un po' il mio staff, insomma, tutti i nostri ascoltatori e gli spettatori appunto sempre sintonizzati qui con noi sulle social per nuove storie e nuove interviste sempre più interessanti. Al mio solito vi ricordo anche di lasciarci un bel like sulla nostra pagina, un commento con la vostra opinione e soprattutto, perché no, condivideteci.